My name is Elena Di Giovanni. I am Associate Professor of English Translation at the University of Macerata in central Italy. My research normally focuses on audiovisual translation and media accessibility with a preference for cinema, television and live performances. But I also have been doing work on translation theory and gender and translation. I'm here as a Fulbright visiting lecturer, and I've been teaching audiovisual translation and media accessibility at the Department of French and Italian with an amazing group of students. I decided to try and apply for a position as a Fulbright lecturer because I really wanted to give myself this opportunity and try to have a different experience compared to what I have at home. Non ricordo di aver selezionato altre università nel fare la domanda e ricordo di aver guardato l'Università di Pittsburgh come prima opzione quando ho pensato di fare domanda per questa posizione come Fulbright Lecturer. Ho guardato il profilo dell'Università di Pittsburgh, sebbene io non conoscessi nessuno qui, e ho trovato il contatto della collega italo-americana che è referente per questo progetto. Ho visto immediatamente che c'erano dei punti di contatto a livello di interessi, di ricerca e anche sul fronte della didattica. Mi sono messa in contatto, si è sviluppata questa empatia a distanza e ho fatto domanda. Non ricordo davvero nemmeno di aver guardato i profili delle altre università, quindi è stata una amore a prima vista. The relationship with the students and colleagues has been such an amazing surprise. And I'm going back to Italy and I'll change my courses for the next academic year based on my experience here. Because I realized that engaging with students on a weekly basis, as I've done here, because it's part of the way my colleagues teach here, has really made me realize that things can take a different track and students can really benefit from such an interaction and constant engagement. So my experience here will be influencing my teaching back home. La città è stata anche lei una grande e piacevole scoperta. Intanto ha accolto me e i miei figli quando siamo arrivati a inizio gennaio con un gran bel sole e ci ha permesso quindi di girare per una settimana, esplorare un po' quelli che erano i punti, diciamo, più belli su consiglio di amici e colleghi. E poi ho scoperto Pittsburgh come una città grande ma molto a misura d'uomo, molto umana. Non mi sono mai trovata, per esempio, in un ingorgo, in un momento di traffico, in una difficoltà per strada, e nei negozi sono sempre tutti molto gentili, quindi è stata una sorpresa scoprire Pittsburgh come città numericamente importante, cioè con molti, molti abitanti, ma in realtà molto umana, molto, molto a misura di individuo. Io vivo in un quartiere che è a poca distanza dall'università, ma è come una piccola comunità, come un piccolo gioiello, molto tranquillo. Si può uscire la domenica mattina a comprare il pane e fare una passeggiata, ma anche gli altri giorni. Quindi devo dire è stata una grande sorpresa. So my advice would be just to enjoy the whole time as much as possible, and I would take more advantage of the great library resources that you have, because you have incredible collections and very nice and helpful librarians. Being a semester long, you have the opportunity to really feel a part of the academic community at the University of Pittsburgh. But not just completely disconnecting yourself from your life back home. Allora, la riassumerei come un'esperienza molto intensa. Sono 4 mesi e mezzo, saranno quasi 5 mesi, che devo dire hanno cambiato incredibilmente la mia vita da molti punti di vista, dal punto di vista umano, dal punto di vista accademico e professionale. È stata un'esperienza che è un grande arricchimento che io porterò con me, secondo me, da qui in avanti per sempre, da tutti i punti di vista.